il motivo della convocazione di questa conferenza è la presentazione di Chioggia Viva. I motivi sono due: Chioggia Viva e la presentazione di una serata di cui dopo parleremo. Per chi non mi conosce, sono Renzo Moratto, sono stato incaricato di fare presidente di questo comitato anche contro la mia volontà. Cos'è questo comitato? Spintaneamente. Questo comitato Chioggia Viva, come si è costituito? È costituito da associazioni di categoria, una delle quali è questa dove siamo ospiti in questo momento, da alcune persone che sono degli imprenditori e dei liberi professionisti, e precisamente i soci promotori sono, come dicevo prima, l'ASCOM di Chioggia, Celis, Cisa Camping, Chioggia Yacht Group, l'associazione Artigiani, queste sono le associazioni di categoria che sono presenti all'interno del comitato. Oltre a questi ci sono delle persone, dei professionisti e degli imprenditori. Uno sono io, Renzo Moratto, l'altro è qui vicino Marino Masiero, Ranieri Leonardo, Mirko Boscaratto, Pierpaolo Nordio e Barbara Tiozzo. Questi sono gli 11 elementi che hanno costituito il comitato Chioggia Viva. Perché questi signori si sono messi assieme, hanno sentito la necessità di mettersi assieme? La necessità è data dall'esigenza di non tanto di trovare, rivolta naturalmente verso la collettività, trovando noi, quindi, visto che siamo nell'evidenza delle elezioni, non tanto di trovare le problematiche che sono risapute e conosciute ormai da tutti, ma bensì collegare a queste problematiche le soluzioni alle stesse o le possibili soluzioni che possono essere proposte. La domanda che ci siamo fatti è: perché certe cose si possono, certi problemi sono ancora sul tappeto nonostante i periodi che sono presenti e non siano state trovate delle soluzioni, oppure le soluzioni che sono state trovate, sono state proposte, non si sono realizzate? Quindi ci siamo detti: proviamo a incontrarci e a vedere se riusciamo a proporre non tanto le problematiche che ormai si conoscono, eccetera, ma bensì le soluzioni e i tempi di soluzione delle stesse. Quindi lo scopo della nostra associazione è quello di essere un messaggio civico, un comitato culturale che è stato per poter dare delle risposte alla collettività, alla comunità, nel suo complesso, alle associazioni di categoria, alle associazioni di volontariato, alle associazioni culturali, ci sono degli imprenditori, alle imprese, cioè alla parte viva della nostra collettività. Ecco perché è stato scelto il nome Chioggia Viva, cioè rivolta a questo aspetto, cioè l'aspetto civico, e di quindi non tanto di campagna elettorale, che a noi non interessa niente, ma di analisi di quelle che sono state le motivazioni che sono state portate avanti nelle varie campagne elettorali, cercando però di dare delle soluzioni, come dicevo prima. E questo è il motivo per il quale noi ci siamo messi assieme. Dopo abbiamo pensato di dire: com'è che possiamo fare queste cose? A qual è la possibilità che possiamo avere di coinvolgere la collettività? Abbiamo pensato a delle serate nelle quali possano essere discusse le determinate tematiche che verranno proposte, anche da, speriamo che questo sia il promotore di eventuali suggerimenti che possono esserci dati come tematiche, e vedendo quello che altre amministrazioni hanno fatto, e se le soluzioni che sono state trovate per quei problemi possono essere applicate anche alla nostra realtà. Ecco perché, e quindi sono delle serate che sono aperte al pubblico,
che trattano di questi problemi, ed è per questo, allora, noi abbiamo messo in programma già due serate, quella che è questa è del 12 di novembre, dove avrò in modo particolare uno dei coordinatori, sarà qui Marino, ecco perché oltre a essere uno dei promotori è anche qui vicino a me in questo momento, perché l'altro scopo di questo incontro è quello della presentazione della serata del 12 novembre, e quindi lui è il, diciamo, il coordinatore della serata. Il tema della serata l'abbiamo preso proprio dal discorso, ecco qui Leo, sul patto di stabilità, perché la legge di stabilità di quest'anno prevede che lo sblocco, è previsto, bisognerà vedere se si porterà ancora a termine, ma si parla dello sblocco degli investimenti, del patto di stabilità da parte dei comuni per le quote degli investimenti effettuati, non quindi sulla spesa corrente, ma sull'investimento, il che vuol dire la realizzazione di un ponte, tanto perché ci cambiamo. E questo potrebbe dare lo sbocco a determinate soluzioni di determinati nostri problemi. E per questo è stato scelto di, leggo perché non mi ricordo il nome, di affrontare la serata del giorno 12 parlando dell'esperienza che è stata fatta da amministrazioni qui vicine, cioè quella di Campo Nogara, dove ascolteremo il sindaco Giampiero Menin, che con la sua amministrazione è riuscita appunto ancora prima a passare il patto di stabilità con un'operazione di finanza pubblica che è stata permessa quindi dalla legge e che le ha permesso di raggiungere determinati investimenti nel suo comune. Dopo, ripeto, sarà un pochino più chiaro il nostro intervento. Sempre nella stessa serata, un'altra esperienza sarà quella di Castello di Godego, dove ascolteremo l'ex sindaco che che è riuscito a realizzare addirittura una sua tesi di laurea, sempre sforando quello che sono i concetti del blocco del patto di stabilità, è riuscito a realizzare una pista ciclabile che si sposta da un comune all'altro ben più ampia. E quindi noi vorremmo analizzare questi due interventi per poter vedere se possono essere utilizzati per risolvere anche i nostri problemi. Un'altra serata che è in programma verso la fine di novembre, se non ricordo male, è quella relativa ad ascoltare l'esperienza realizzata dal sindaco di Cavoli, che lui è riuscito a realizzare il mercato ittico, una realtà di cui noi stiamo parlando, ne abbiamo parlato anche prima e conosciamo da molto tempo. Questo è lo scopo del nostro comitato. A questo punto io lascerei un pochino la parola, un po' di spazio al nostro amico Maggiore perché ci presenti la serata, e dopo, se ci sono delle domande, siamo qui per rispondere. Grazie della vostra attenzione.